Il nuovo patriarca latino di Gerusalemme, Monsignor Fouad Toual, ha celebrato per la prima volta, quale ordinario della diocesi, la Santa Messa qui nella Basilica della Resurrezione. Hanno partecipato alla celebrazione eucaristica il nunzio apostolico Monsignor Antonio Franco, il custode della Terra Santa Fra Pier Battista Pizzaballa, i vescovi ausiliari, i numerosi presuli giunti qui per partecipare a questo solenne momento della vita della diocesi gerusolimitana, nonché il cardinale Patrick Foley, gran maestro dell'Ordine dei Cavalieri del Santo Sepolcro. Numerosi sono gli esponenti delle altre confessioni cristiane presenti qui in Terra Santa e le rappresentanze diplomatiche degli stati esteri, unitamente poi ai fedeli accorsi, tra cui un gran numero di pellegrini provenienti dalla Giordania, che è il paese natale di Monsignor Toual. Nella sua prima omelia il Patriarca ha ricordato la santità dei luoghi della Redenzione, evidenziando quanto la forza di noi cristiani provenga dall'Eucaristia, reale presenza divina tra noi. La nostra forza, ha continuato il presule, è nella croce vivificante che ci conduce alla resurrezione. Allo stesso tempo numerosi poi sono gli inviti nelle scritture a non temere, a non aver paura, ad aver fiducia, in quanto il nostro Pastore e Signore ha vinto il mondo. Quali cristiani in primo luogo e abitanti di questa terra in secondo, siamo figli della Via Crucis e del Golgota, ma al contempo figli della luce e della gioia della resurrezione. Ed il Signore conosce la nostra fragilità e quindi con l'Apostolo Pietro possiamo confessare il nostro amore e la nostra povertà. La nostra è la condizione della creatura che riconosce la sua finitezza dinanzi al suo Creatore, supplicandone così, per mezzo della preghiera, l'aiuto ed il consiglio. Monsignor Toual, implorando l'aiuto di Maria, patrona della Palestina, ha concluso la sua omelia con le parole di San Paolo all'indirizzo della comunità di Filippi: «La pace di Dio custodisca i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù».